Tornato in patria per cercare riscatto dopo la deludente esperienza con la Lazio, ancora proprietaria del suo cartellino, Juan Pablo Carrizo sta effettivamente vivendo la stagione del rilancio con la maglia del River Plate e a distanza di un po' di tempo individua le ragioni dell'insuccesso di allora. Sono in un momento bello, ho tornato a giocare e mi sento molto tranquillo. Quando sono andato in Lazio, la gente forse non mi conosceva bene, non è andata come io aspettavo e penso che ho avuto poca fiducia su di me, anche il momento proprio della squadra è troppo importante per un portiere. Quando sono stato io ci siamo avuto un inizio alla grande, vincendo la prima tre partite e poi non siamo riusciti a mantenere e quindi hanno parlato male di me, certo la critica e c'è un allenatore che bueno, ha scelto per un altro portiere. Nonostante l'infelice esperienza dal punto di vista professionale, Carrizo conserva comunque un bel ricordo dei suoi giorni laziali e confida di desiderare una seconda opportunità in maglia biancoceleste. Arrivo il giorno della presentazione, l'urlo della gente, che il tifoso del Lazio urla il tuo cognome, per me è una cosa bellissima. Quello è il ricordo che ho impresso in mente. Con i compagni mi trovavo benissimo, ci sono dei ragazzi fortissimi, grandissime persone, con la città, per me è la città più bella del mondo. E diciamo che a livello calcistico mi mancava giocare, è per quello che ho scelto di andare via, soltanto per quello. Ho un grandissimo ricordo e ho ancora voglia di avere una seconda opportunità, perché ho avuto un anno bruttissimo, diciamo, nell'aspetto calcistico e non è andata come io l'aspettavo, però sinceramente mi piacerebbe ancora indossare la maglia della Lazio. Nei giorni scorsi, secondo quanto lamenta, sono state diffuse alcune sue presunte dichiarazioni contro la Lazio e i suoi tifosi, ma Carrizo ci tiene a sottolineare che non c'è nulla di vero e che continua a sentirsi legato ai colori biancocelesti. Penso che devo riconquistare l'affetto, però perché sul giornale, sulla radio, escono cose o parole che io non ho mai detto e la gente non lo sa se io veramente l'ho detto o no. E quello fa che la gente si allontani di me e con giusta ragione. Veramente io non ho mai parlato male della Lazio, non ho nessun problema con loro. È certo che mi dà fastidio perché la cosa non è vera quello che sta dicendo. Non sentite quello che dicono su di me perché non è vero, io non ho mai parlato. Io a voi ho impresso nel cuore. Un saluto grande.